Salve a tutti, bentrovati. Siamo oggi in compagnia dell'avvocato Simone Liprandi, che saluto. Buongiorno, avvocato. Buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Grazie a lei per averlo accettato. Oggi parleremo di un tema che è sicuramente di grande interesse in ambito scolastico ed è quello, come vediamo già in questa prima slide, legato al discorso del diritto d'autore. Lo facciamo appunto in compagnia di uno dei massimi esperti su questa materia. Probabilmente già alcuni di voi lo conosceranno, che avranno visto degli interventi sul suo blog o in internet in generale. Giusto, è un blog molto frequentato il suo, giusto avvocato? Abbastanza, sì, su questi temi è abbastanza seguito, anche i miei canali social sono abbastanza Sì. seguiti, perché io, vabbè. L'avvocato Liprandi è consulente, formatore anche proprio su queste tematiche, oltre che ad essere autore di alcune pubblicazioni di cui magari ci potrà accennare direttamente durante questo breve incontro. Dico breve perché purtroppo in realtà è limitato nei tempi su un tema così vasto, però ecco, diciamo che se riusciamo in meno di un'ora sicuramente, in poco più di mezz'ora, a dare un'idea di quelle che possono essere diciamo il quadro generale di questa tematica, veramente può essere una cosa utile e preziosa per i nostri animatori digitali che credo dovranno comunque affrontare questo problema. E io stesso, quando mi trovo nella formazione che svolgo nelle scuole, esce ed emerge in vari modi l'utilizzo di immagini, l'utilizzo di software, come farlo, come non farlo, contenuti prodotti, acquisiti, farne, insomma, sono tematiche molto importanti e molto complesse che insieme a lei sicuramente riusciremo a chiarire un po' meglio negli aspetti generali. E in questo caso non sarà quindi una forma di intervista, sarà più un suo intervento libero. Con l'ausilio di queste slide che ha gentilmente preparato, e quindi io a questo punto le lascerei la parola cercando ecco, di dirle se è possibile di stare nei tempi. Capisco Sì, che la materia è certo. vastissima. Infatti l'ho intitolato non a caso Diritto d'autore nella scuola, un'introduzione, perché non si può fare altro che un'introduzione nel limite di questi 25 minuti, mezz'ora. E va bene anche rimanere sotto questo tempo, perché so che poi quando i filmati girano online, quelli molto lunghi perdono interesse, non vengono seguiti. Quindi è giusto contenere, diciamo, in un breve tempo e poi eventualmente dedicarci ad altri approfondimenti se anche il pubblico richiederà e mostrerà interesse su questo tema, io sono a disposizione per approfondire. Quindi questa è Perfetto. un'introduzione, serve un po' per porre le basi, per innanzitutto appunto dare le basi teoriche della materia e sgombrare il campo da quelli che sono i principali equivoci e le principali leggende metropolitane che, ahimè, continuano a circolare sul tema del diritto d'autore in generale e in particolar modo oggi sul diritto d'autore nell'ambito scolastico, nella didattica, nella scuola pubblica. Allora, proseguo con le slide. Subito, non prendetelo come un messaggio promozionale, più che altro è come uno spunto di approfondimento. I miei libri sono rilasciati sotto licenza Creative Commons, quindi li potete trovare liberamente online, no? Se cliccate poi su questi link. A proposito, poi anche le mie stesse slide saranno, oltre a essere presenti sulla vostra piattaforma, le metterò anche sul mio SlideShare, dove ne troverete tante altre, quindi è tutto materiale utile per approfondire. Però, appunto, se uno vuole qualcosa di strutturato e di completo, il libro che trovate alla vostra sinistra, cioè Capire il copyright, è quello da cui traggo buona parte delle cose che vi dico in questa video lezione. Poi c'è l'altro dedicato alle licenze Creative Commons, che non saranno oggetto dell'approfondimento di oggi, ma magari di una eventuale seconda puntata. E appunto anche lì lo potete trovare online. Avvocato, mi scusi se la interrompo, dico subito così lo anticipiamo. Penso che sarà necessario effettivamente un ulteriore intervento sul tema delle licenze Creative Ottimo. Commons. Va bene?
Ottimo, sì, perché effettivamente in 20, 20 minuti, 25 minuti era veramente difficile farlo. C'è un accenno solamente in una slide, però so che appunto quella slide genererà una serie di interrogativi e di curiosità da parte degli ascoltatori e quindi vedete voi, io sono ovviamente a disposizione anche perché quello è il tema che a me è probabilmente più caro e su cui sono più rodato, e quindi Aggiudicato, vediamo. aggiudicato. Ok, va bene, adesso dedichiamoci però a, diciamo, porre le basi, perché poi le basi del diritto d'autore che vi fornirò in questa video lezione saranno utilissime per comprendere meglio anche poi le licenze Creative Commons e in generale le licenze open, perché appunto, come vedremo, le licenze open non sono altro che una forma di nuovo sfruttamento del diritto d'autore, passatemi il termine, cioè non sono nulla di alternativo al diritto d'autore, ma sono un nuovo modo di sfruttare le possibilità che il diritto d'autore offre agli autori. E quindi per questo è importante comunque partire da una seria e solida comprensione dei principi generali del diritto d'autore, come faremo in queste prossime slide. Accettate un attimo questa riflessione introduttiva, visto che parliamo a degli insegnanti, a gente che comunque lavora nel mondo della scuola. Io ci tengo a sottolineare che appunto quando vado a fare incontri di formazione su questi temi nell'ambito scolastico è importante mettere il focus, mettere in evidenza la questione della consapevolezza. Cioè gli insegnanti noto che per una loro, per la loro formazione, per il loro background, spesso non hanno tutti gli strumenti culturali per conoscere bene il diritto d'autore, tranne forse quelli che vengono da un background giuridico, ma che come sappiamo sono la minor parte. E quindi c'è già una mancanza di consapevolezza su questi temi e il fatto che ci sia un'iniziativa come quella che state organizzando oggi è già meritorio perché appunto permette agli animatori digitali, a chiunque lavora nella scuola di avere uno strumento per conoscere meglio questi temi. E poi c'è un discorso non solo di consapevolezza, ma anche di buon esempio, nel senso che il docente nella sua missione educativa e formativa non solo deve conoscere le cose, ma deve anche far vedere agli studenti qual è la strada giusta, no? Non so se passatemi questo predicozzo, però è importante, nel senso che se il docente è il primo a mostrare nelle sue slide, nella predisposizione delle sue lezioni, dei suoi materiali, che non ha un alto rispetto del diritto d'autore, non ha un livello di conoscenza e di rispetto del diritto d'autore, è ovvio che gli studenti prenderanno questo modello e quindi non sarà di buon esempio. Aumentare la consapevolezza poi porta come effetto collaterale quello che anche il docente si comporta in modo più compliant, più rispettoso del diritto e quindi può mostrare il buon esempio agli studenti. Ok, questa era una riflessione introduttiva per capire appunto perché è importante approfondire questi temi. Adesso andiamo un po' sulla materia. Allora, quando io insegno il diritto d'autore, faccio lezioni introduttive sul diritto d'autore, ricordo sempre che come tutti, diciamo, gli istituti giuridici della cosiddetta proprietà intellettuale, del diritto alla proprietà intellettuale, come genericamente si chiama questo campo, si studiano con queste due ottiche, no? Vedete, vabbè, la C di copyright che serve come simbolo di richiamo, no? Però da un lato abbiamo il lato dei titolari dei diritti, dall'altra parte c'è il lato dell'utilizzatore delle opere. Perché? Perché questa materia necessariamente chiama in causa questi due punti di vista, nel senso che nel momento in cui c'è un'opera creata, un'opera creativa, diffusa e resa fruibile, c'è un titolare dei diritti, cioè un soggetto che l'ha creata, che comunque ne gestisce i diritti, ma dall'altra parte c'è tutta una serie di persone, soggetti che possono utilizzarla, riutilizzarla ed eventualmente, ad esempio, modificarla, ridistribuirla. E quindi entrambi i casi vanno tenuti, entrambe le ottiche vanno tenute in dovuta considerazione e solitamente per conoscerle in modo appropriato si parte dal lato, diciamo, dall'ottica del titolare dei diritti, perché dobbiamo conoscere bene quali sono i diritti che un autore acquisisce sulla sua opera, per poter sapere poi quali sono le libertà di utilizzo, le possibilità di utilizzo che si hanno quando si è dall'altra parte, quando si diventa utilizzatori dell'opera. Però sottolineo sempre, quando mostro questa slide, che vabbè, per una questione grafica ho fatto due colori molto molto netti, molto separati, con una bella linea bianca in mezzo, ma in realtà il confine fra queste due ottiche nel mondo digitale si è sfumato molto. Cioè siamo passati in un mondo in cui difficilmente siamo o in un lato o nell'altro, ma siamo sempre un po' a cavallo dei due, perché basta avere un qualsiasi aggeggio, come che sia un computer, che sia un tablet, che sia un cellulare,
che sia una macchina fotografica digitale, per poter essere nello stesso tempo produttore di contenuti, ma anche riutilizzatore di contenuti creati da altri. Quindi difficilmente nel mondo digitale, nella cosiddetta società di informazione, si può pensare di essere in una sola delle due ottiche. Proseguo, tutto chiaro questo passaggio. Allora, arriviamo a definire, quindi adesso rimaniamo sul lato arancione, cioè sulla parte dell'ottica, diciamo, del titolare dei diritti, e cerchiamo di capire quali sono le opere, le categorie di opere tutelate dal diritto d'autore. Questo ci serve a delineare, a delimitare il campo d'azione di questo istituto giuridico, perché c'è spesso confusione. Ad esempio, sento spesso confusione tra diritto d'autore e brevetto, oppure diritto d'autore e tutela dei marchi. Capire bene di cosa si occupa il diritto d'autore ci permette quantomeno di delimitare il campo d'azione, sapere in quale seminato ci stiamo muovendo. Ce lo dice l'articolo 1 della legge sul diritto d'autore. La legge sul diritto d'autore è quella che vedete lì citata, cioè la numero 633 del 1941, e l'articolo 1 appunto ci dà una definizione di quali sono le opere protette da questa legge del diritto d'autore. Quindi sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Quindi è un elenco che però rimane molto aperto, perché c'è questa formula d'apertura finale che dice qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione. Il legislatore del 1941 aveva già percepito che la creatività umana si sarebbe evoluta e sarebbero nate nuove forme di creatività. Ad esempio, ovviamente in questo elenco non è considerata la creatività digitale, il web, la multimedialità, ma queste forme di creatività comunque mutuano forme di creatività classiche da questi mondi della produzione intellettuale classica, no? Cioè la letteratura, la musica, l'arte figurativa e via dicendo. E il secondo comma ovviamente invece è stato aggiunto successivamente rispetto al 1941, frutto di appunto di una riforma successiva, e parla invece di programmi per l'elaboratore, quindi software, e di banche dati. Quindi sono altresì protetti, ai sensi della legge sul diritto d'autore, i programmi per elaboratore come opere letterarie, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore. Ok, quindi queste sono sostanzialmente le categorie. Poi l'articolo 2, che non ho messo in queste slide perché ci avrebbe fatto perdere troppo tempo, l'articolo 2 non fa altro che fare un elenco più dettagliato e più specifico, diviso in 10 punti, con appunto le 10 categorie previste più specificamente la legge sul diritto d'autore. Però questi sono i campi diciamo della creatività umana su cui si agisce. Mi sembra che sia abbastanza chiaro il concetto. Passiamo a questo principio cardine del diritto d'autore, che è quello, diciamo, che fa spesso nascere le leggende metropolitane più diffuse, ovvero come si acquisisce il diritto d'autore sulla propria creazione. Cioè un autore, nel momento in cui ha creato un brano musicale, un testo poetico, un testo letterario, un'opera cinematografica, qualsiasi cosa che rientri in quelle categorie che abbiamo visto prima, come fa ad acquisire i diritti di tutela, cioè il diritto d'autore, o meglio il fascio di tutti i diritti d'autore, perché come spiegheremo magari più avanti, il diritto d'autore al singolare in realtà comprende i diritti d'autore, cioè una serie di sottodiritti in cui si estrinseca questo istituto giuridico. L'articolo 6 ci risponde, ci dice che il titolo originario dell'acquisto del diritto d'autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale. In realtà avremmo potuto fermarci anche alla virgola, il concetto era già abbastanza chiaro, ovvero il titolo originario, cioè in origine il diritto d'autore si acquisisce con la semplice creazione dell'opera. E questo va a scioccare, a stupire coloro che invece avevano sempre pensato che il diritto d'autore si acquisisse, ad esempio come il brevetto, attraverso la registrazione, il deposito dell'opera presso qualche ufficio, qualche ente. Questo è tendenzialmente uno degli equivoci principali, no? Se non ho registrato la mia opera alla SIAE, o se non l'ho data a un notaio, o se non sono andato presso chissà quale fantomatico ufficio pubblico, allora non ho il diritto d'autore. Assolutamente no, assolutamente falso. Il diritto d'autore si acquisisce con la semplice creazione, e questo, come vedremo, è un principio che si porterà dietro una serie di conseguenze molto, molto importanti e sostanziali nella comprensione diciamo, dei meccanismi di base della materia. Cioè, qual è la prima implicazione? La prima implicazione è che
se un'opera, la dico molto molto terra terra, ma almeno si diciamo rende efficace il concetto, no? Cioè, se un'opera non l'ho creata io, vuol dire che l'ha creata qualcun altro, punto. E quindi vuol dire che questo qualcun altro sarà titolare del diritto d'autore, come spiegato in questa norma. Al di là del fatto che lui abbia o no depositato o registrato l'opera da qualche parte, e anche al di là del fatto che lui abbia indicato, ad esempio, un disclaimer o la classica nota con scritto copyright e tutti i diritti riservati, quindi queste formalità non sono, diciamo, non fanno nascere il diritto d'autore, sono eventualmente degli strumenti che permettono all'autore di essere più forte dal punto di vista della prova, cioè di avere una prova più solida nel caso qualcuno volesse, diciamo, fra virgolette, fare il furbo e spacciare per proprio qualcosa fatto da altri, no? Però l'acquisizione del diritto dal punto di vista giuridico si estrinseca, diciamo, con questo meccanismo, diciamo, in qualche modo automatico, passatemi il termine, una sorta di automatismo giuridico per cui con la semplice creazione dell'opera, se l'opera rientra in quei criteri di creatività e in quelle categorie che abbiamo visto nell'articolo 1, automaticamente appunto nasce il diritto d'autore in tutte le sue estrinsecazioni, quindi tutti i vari sottodiritti di cui vi ho accennato prima. Ok, quindi passaggio fondamentale, cioè sbagliato e anche abbastanza pericoloso pensare che se qualcosa si trova in rete e se qualcosa non riporta la dicitura relativa all'autore, allora è libera, allora non è di nessuno, perché tanto se è lì vuol dire che è di tutti. Assolutamente il contrario, se non c'è nulla vuol dire che forse allora devo per sicurezza informarmi meglio e vedere di chi sono i diritti, di chi è il titolare dei diritti e quali sono i termini d'uso che lui ha applicato alla sua opera. Ok? Questo è il risultato, cioè acquisito questi due principi cardine del diritto d'autore, cioè diciamo dell'articolo 1 e soprattutto dell'articolo 6, questo è il risultato, ovvero che la regola è che tutto è sotto copyright, a meno che io sia sicuro che, come vedete, i termini siano scaduti, quindi un'opera sia caduta nel pubblico dominio, oppure si verifichi una di quelle eccezioni per cui si può considerare un'opera di libero utilizzo. Però non esiste una via di mezzo, nel senso che è così, nel senso è netta la divisione. La regola è, diciamo, closed by default, il copyright è closed by default, è chiuso per definizione. Quindi un'opera che è sotto copyright, di cui non abbiamo certezza che siano scaduti i termini o che ci sia un caso di libero utilizzo, dobbiamo trattarla sempre come un'opera tutelata da diritto d'autore, di cui c'è un soggetto che detiene i diritti d'autore e quindi non gradisce tendenzialmente che vengano fatti utilizzi non autorizzati. Se i termini previsti per legge, ad esempio nel caso del diritto d'autore in senso puro, in senso proprio, sono 70 anni dalla morte dell'ultimo autore, allora in quel caso l'opera diventa di pubblico dominio e posso riutilizzarla liberamente senza dover chiedere permesso a nessuno. Ok? Devo essere certo però che siano scaduti questi termini. Dall'altra parte, ovvero nel riquadro blu, ci sono, come ho segnalato, dei casi eccezionali, cioè sono eccezioni quelle in cui il diritto d'autore si fa da parte e si crea una situazione di libero utilizzo. Dopo lo vedremo meglio, gli americani parlano di fair use, noi parliamo di libere utilizzazioni o ancora più propriamente di eccezione al diritto d'autore, e nel caso della legge italiana ci sono alcuni casi di libero utilizzo stabiliti proprio dalla legge, dagli articoli 65 seguenti, sempre dalla legge 633 del 1941, e quindi in questi casi, se noi ricadiamo in uno di questi specifici casi previsti dalla legge, possiamo considerare l'opera di libero utilizzo, cioè possiamo usarla liberamente senza dover chiedere il permesso, ma dobbiamo essere sicuri di ricadere in uno di questi casi. L'altra opzione, che è l'ultima lasciata a destra, è proprio quella che abbiamo citato prima delle licenze open, ovvero è il caso in cui il libero utilizzo dell'opera viene segnalato, viene stabilito dal titolare dei diritti. E come lo fa? Applicando una licenza alla sua opera. Quindi apponendo una licenza, accompagnando l'opera con una licenza di tipo open, ad esempio le Creative Commons, il simbolino CC richiama le Creative Commons, l'autore crea un caso di libero utilizzo, cioè consente il libero utilizzo a priori della sua opera, appunto segnalandolo attraverso la licenza. Ok, quindi questa parte vi ho accennato come funziona e in quale solco si inseriscono le licenze Creative Commons, e poi approfondiremo nella prossima puntata, però almeno capite come mai ho messo questa CC all'interno di queste slide.
Adesso torniamo un attimo al concetto appunto di pubblico dominio che vi ho accennato prima. Questi sono i tre casi in cui un'opera può essere considerata di pubblico dominio, caduta nel pubblico dominio, ovvero, diciamo, fuori da ogni privativa da parte, dal punto di vista del diritto d'autore. Ovvero, ci sono alcuni casi in cui è la stessa legge a stabilire a priori che alcune opere non sono sotto copyright, il cosiddetto public domain by law. Nel caso della legge italiana in realtà è un caso molto molto ristretto, è quello dell'articolo 5 della legge 633 ed è quello appunto dei testi degli atti ufficiali dello Stato delle pubbliche amministrazioni, ad esempio le delibere comunali, i testi di legge, le sentenze dei tribunali. I testi di questi documenti non sono sotto diritto d'autore, anche se a volte sono delle opere creative, a volte anche delle opere creative abbastanza raffinate. Se pensate ad alcune sentenze dei giudici di alcune massime corti, sono a volte dei documenti giuridici di un certo peso, di una certa difficoltà di lettura anche. Quelle, essendo emesse e pronunciate in nome del popolo italiano, sono fuori dal campo d'azione del diritto d'autore. Quindi questo è il caso italiano. Nel caso americano, ad esempio, Stati Uniti, questa libertà è ben più ampia, questo caso è ben più ampio, perché c'è una norma del Copyright Act americano che dice che tutto ciò che è prodotto da finanziamenti, diciamo, del governo federale è di libero utilizzo del governo federale, quindi non di tutta la pubblica amministrazione americana. Però, non so, prendete il caso della foto ufficiale di Obama che viene fatta al suo insediamento, le foto fatte durante una spedizione di pace da un militare, da un generale della Marina americana. Ecco, in questi casi, quelle sono opere che cadono automaticamente nel pubblico dominio. Questo è il caso A. Il caso B è quello che vi avevo accennato prima, ovvero quando tutti i diritti di privativa su un'opera sono scaduti. Prima vi ho fatto l'esempio dei 70 anni della morte dell'autore, ma quello è relativo ai soli diritti d'autore. Purtroppo però in alcuni tipi di opere non ci sono solo i diritti d'autore, ma ci sono anche i diritti, cosiddetti diritti connessi, di soggetti che non sono gli autori, ma sono altri, ad esempio gli interpreti nel caso della musica o nel caso dei film, non so, gli attori, i musicisti e ad esempio i produttori. Il produttore discografico di un disco, di un'operazione discografica, di un prodotto discografico, ha dei suoi diritti a sé stanti che scadono secondo termini diversi rispetto a quelli degli autori. E quindi ho sottolineato il tutti perché bisogna essere sicuri che siano scaduti tutti questi diritti per poter utilizzare queste opere. Classico esempio, brano di musica classica che viene utilizzato come sottofondo di un filmato messo su YouTube e poi si accorge che YouTube non lo fa caricare e lo segnala come in violazione del copyright. E uno si scandalizza e dice, ma come? Avevo utilizzato un brano di Mozart, Mozart è morto a più di 70 anni. Certo che Mozart è morto a più di 70 anni, ma la registrazione e gli interpreti che hanno cantato, suonato in quel disco probabilmente sono ancora vivi e vegeti e hanno ancora diritto ad avere appunto una retribuzione, un compenso per i loro diritti connessi. Quindi bisogna essere attenti anche a questo aspetto. E infine il caso C, anche qua lo tratteremo quando parleremo delle Creative Commons, è appunto il caso quando è il titolare dei diritti che dichiara sostanzialmente di rinunciare all'esercizio dei diritti d'autore, quindi è come se artificialmente anticipasse il termine della caduta in pubblico dominio, e si fa con degli strumenti ad hoc che si chiamano diciamo dichiarazioni pubblico dominio o public domain waiver. Il caso più noto è quello della CC0, appunto fatto da Creative Commons. Ne parleremo con calma, però almeno adesso abbiamo un quadro un po' più chiaro di quando un'opera può essere considerata di pubblico dominio. Allora, tornando appunto alla slide di prima, adesso è come se fossimo passati sul lato, diciamo, azzurro, blu, in cui si parla delle eccezioni, ovvero tutti quei casi in cui l'ordinamento giuridico ritiene che il diritto d'autore debba, in un certo senso, farsi da parte rispetto a delle esigenze più importanti da tutelare, ok? Oppure dei diritti o degli interessi più importanti rispetto a quello invece degli interessi e diritti dei produttori di contenuti, dei creatori di contenuti, che sono comunque dei soggetti privati e che hanno appunto un interesse tendenzialmente commerciale a potersi in qualche modo arricchire e remunerare sullo sfruttamento delle proprie opere. Quindi in questi casi, in alcuni casi, l'ordinamento dice no, c'è un diritto, un interesse più importante a tutelare rispetto a quello del copyright, e quindi in questi casi eccezionali puoi in qualche modo ignorare il copyright e utilizzare liberamente l'opera. Il diritto americano prevede un principio generale che si chiama fair use e, come vedete,
sostanzialmente non, e fa uscire dai casi di infringement of copyright, cioè non è violazione di copyright, l'utilizzo di opere che siano per questi casi che vedete qua in mezzo, cioè purposes such as, quindi per scopi come la critica, criticism, comment, quindi il commento, news reporting, cioè la cronaca, e il famoso teaching. Ecco, arriviamo al caso che interessa di più il mondo della scuola, ovvero l'insegnamento, incluso, dice tra parentesi, anche la diffusione di copie multiple a scopo classe, a uso classe. Questo è interessante. E poi parla di scholarship o research, quindi ricerca, nel senso ricerca accademica, ricerca privata. Ok, in questi casi, se ci troviamo di fronte a un fair use, ad un uso corretto, ad un uso lecito, ad un uso non dannoso, leale, non si crea un infringement of copyright. Noi non abbiamo un principio generale, noi veniamo da una cultura giuridica diversa rispetto a quella statunitense, abbiamo appunto quella che la legge italiana fino al 2003 chiamava libere utilizzazioni e adesso chiama in senso ancora più restrittivo eccezioni al diritto d'autore, perché effettivamente sono delle eccezioni, cioè sono un elenco di casi ben specifici in cui appunto la legge consente, prevede appunto che ci sia una certa libertà, una certa elasticità nei confronti del diritto d'autore. E questi sono, come abbiamo detto prima, gli articoli da 65 e seguenti. Segnalo, in realtà non c'era tempo per segnalarli tutti, c'è tipo l'articolo 68, ad esempio, relativo al prestito bibliotecario, l'articolo che 68 e 69, scusate, fotocopie e prestito bibliotecario, quindi sono casi che forse direttamente non interessano direttamente l'insegnante, però forse la struttura della scuola in generale sì, però che interessano direttamente l'insegnante forse sono più i commi dell'articolo 70. L'articolo 70 è un po', diciamo, il, passatemi il termine, il fair use italiano, è come vedete i casi che vengono trattati sono più o meno quelli dell'articolo del Copyright Act americano che abbiamo visto prima. Quindi riassunto, citazione o riproduzione di brani o di parte di opere o la riproduzione al pubblico, o la loro comunicazione al pubblico, scusate, sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Ok, questo è il primo comma dell'articolo 70, come vedete si occupa di una delle, diciamo, delle principali attività che vengono svolte durante l'attività, durante l'insegnamento, durante la didattica, no? Quindi fare riassunto, fare citazioni di brani di opera, riprodurre brani di opera in dispense, in antologie o cose del genere. E quindi in questi casi, appunto, questi utilizzi possono essere fatti se siamo nell'ambito della critica o della discussione e diciamo nei limiti giustificati da tali fini. Se invece siamo nell'ambito strettamente dell'insegnamento, della ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Sinceramente ho sempre considerato diciamo, la dizione per finalità illustrative abbastanza tautologica, perché è ovvio che se si sta facendo insegnamento o ricerca scientifica lo scopo è quello di illustrare un concetto, quindi mi sembrava abbastanza superfluo. Non è superfluo invece sottolineare che deve essere per fini non commerciali, il che distingue, cioè crea un discrimine non da poco tra, ad esempio, enti di ricerca privati, enti di ricerca pubblici, scuole private, scuole pubbliche, ok? O corsi di formazione dove non c'è un biglietto da pagare, invece corso di formazione in cui c'è una quota d'ingresso, ok? Quindi questo è un discrimine abbastanza sostanziale. Passiamo al secondo comma, anzi no, scusate, il secondo comma in realtà è un comma 1 bis e immagino che interesserà molto gli insegnanti, perché nasce proprio da un caso che ha colpito un insegnante. Adesso vi racconto un po' la storia. Allora, leggiamo la norma e poi vi racconto la storia del caso Homo Laicus. Allora, è consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del MIBAC, sentito il MIUR, previo parere delle commissioni parlamentari competenti, saranno definiti poi i limiti dell'uso didattico e scientifico di cui è presente comma. Segnalo che questo decreto in realtà non si è ancora visto, nonostante sia la norma del 2007, quindi abbiamo la norma, non abbiamo ancora il decreto attuativo, però più o meno la norma, benché scritta male, perché c'è questa famosa parola degradate che è stata criticata sotto vari aspetti,
è una norma che comunque ci dà un minimo di respiro, nel senso che sulla rete internet ci permette di fare condivisione di immagine, musica a bassa risoluzione con una certa serenità. Ovviamente deve essere, ricordate, sulla rete internet, deve essere a titolo gratuito e non ci deve essere comunque di fondo uno scopo di lucro. Perché vi dico che interessa gli insegnanti ed è, diciamo, partito tutto dall'insegnante? Perché appunto il caso Homo Laicus riguarda, se andate a cercare sulla rete c'è tutta la storia, un insegnante che in quegli anni, 2000, prima metà degli anni 2000, poi la norma è arrivata nel 2007, ma erano gli anni precedenti, aveva subito da parte della SIAE un accertamento e aveva dovuto pagare una sanzione di più di 2.800 euro, se non ricordo male, comunque una cifra abbastanza cospicua. Perché? Perché lui era un insegnante di storia dell'arte, se non ricordo male, aveva creato un piccolo sito web in cui metteva online dispense, materiali per i suoi studenti. Peccato che in questi materiali c'erano anche le immagini dei quadri e tra queste immagini di quadri c'erano anche immagini di autori ancora, cioè di opere ancora tutelate. E quando dico opere ancora tutelate, mi riferisco a gente come, non so, Picasso, okay, Modigliani, De Chirico, okay, gente che non è morta da più di 70 anni, quindi è ancora pienamente sotto una tutela di diritto d'autore. Lui probabilmente ingenuamente pensava di fare un'attività meritoria e lo era effettivamente, però purtroppo non c'era una norma che gli consentiva questo campo d'azione, questo spazio d'azione. Allora la SIAE, che in quel caso è un ente puramente amministrativo, ha dovuto agire e combinare la sanzione, però poi la cosa ha creato abbastanza scalpore dal punto di vista mediatico e il legislatore ha pensato di correre ai ripari, onde evitare che tutti i docenti che facevano questo tipo di attività, anche nobile e da promuovere, fossero sanzionati. Quindi da qui abbiamo la famosa norma dell'articolo 1 bis, 71 bis. Chiudo perché il prossimo, sì, con la prossima slide c'è l'ultimo pezzo della norma, cioè l'articolo, i commi 2 e 3 dell'articolo 70, ovvero il comma 2 si riferisce alle antologie d'uso scolastico, dice che nell'antologia d'uso scolastico la riproduzione non può superare la misura determinata dal regolamento, il quale fissa le modalità. Scusate, la modalità per la determinazione dell'equo compenso. Anche qua fa riferimento ad una norma di dettaglio che è un regolamento. Di questo regolamento c'è invece traccia, si può trovare, si legge sul sito del Ministero. E vabbè, e qui questo è un caso che interessa specificamente coloro che, oltre a fare gli insegnanti, redigono e producono anche antologie per case editrici o anche uso interno. Infine, l'ultimo comma, magari meno importante, però è interessante, ci dice che il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani di opere debbono comunque essere sempre accompagnati dalla menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore e dell'editore e, se si tratta di traduzione, anche del traduttore. Ok? Quindi non è solo una questione di galateo accademico, no? Quando si fa la tesi di laurea, la tesina del liceo, ci insegnano come si citano correttamente le fonti, no? Ma non è solo una questione, diciamo, di galateo scientifico-accademico, ma è proprio una questione giuridica. L'articolo 70,3 ci chiede che questi soggetti vengano in qualche modo riconosciuti e attribuiti. Ecco, abbiamo chiuso il cerchio, nel senso che abbiamo capito perché ci sono delle eccezioni. Vedete che anche come sono state scritte queste norme, abbiamo visto solamente l'articolo 70 nei suoi tre commi, no? Però vedete che l'approccio è quello di creare dei singoli casi eccezionali. Poi, se avete voglia di approfondire, leggervi sul libro, su capire il copyright, tutto il commento alla parte sugli articoli 65 seguenti, scoprirete che ce ne sono tanti altri. Basta, nel senso che il mio excursus era questo, nel senso che volevo segnalare quali fossero i margini d'azione per l'attività didattica secondo la legge italiana, e mi sembra di aver già un attimo chiarito. Qua trovate i miei riferimenti, appunto, soprattutto per chi vuole rimanere aggiornato. Io sono molto presente sui social, Twitter e Facebook, e anche sul blog, ed è un modo per, cioè, seguirmi, è un modo per vedere tutti gli eventi e i contenuti che produco. Non posto quasi nulla della mia vita privata, ma quasi tutte cose relative alla mia attività professionale, quindi troverete cose, mi auguro, che vi possono aiutare per il vostro lavoro. E poi, appunto, slide share, perché ci sono tutte le slide degli incontri che ho fatto in questi anni di attività. E poi niente, adesso sono a disposizione per approfondire ulteriormente se ci sono domande da parte di una persona Sì. che a contatto diretto col mondo della scuola, e quindi magari mi segnala che ci sono alcune curiosità interessanti da approfondire. Beh, no, avvocato, innanzitutto grazie perché sebbene super sintetica la panoramica è stata ampia, e quando si prendono, mentre lei parlava, degli appunti per delle domande e poi invece ci si accorge che stava rispondendo,
vuol dire che la cosa è andata bene, mi sembra, anche se ovviamente i dubbi e i quesiti sarebbero tantissimi, immagino, anche da parte di chi ci ascolta e quindi magari per questo vediamo se poi attraverso vari forum o vari altri strumenti riusciamo a venire incontro alle varie esigenze. Però c'erano almeno un paio di cose che volevo provare a chiedere se era possibile. Bene. Ecco, forse nell'ultima slide è stato un po' risposto, cioè quando la cosa che un po' viene spontanea, cioè quando un docente pubblica o sulle proprie piattaforme della scuola, sul sito, diciamo, dei contenuti coperti da diritto d'autore, quindi mi sembra che è lecito farlo, giusto? Perché l'attività non è commerciale e mi sembra che si possa fare, quindi comprendo un po' Appunto, il si campo può da questo fare grande. nell'ottica di quei requisiti che vengono indicati dalla norma, cioè l'attività deve essere non a scopo di lucro, non ci deve essere, appunto, devono essere, tra l'altro, attenzione, quel comma 1 bis si riferisce unicamente a immagini e musiche. Ok, quindi sui Ecco. testi non si fa riferimento, sui testi si torna al comma 1, cioè a quello in cui si parla di riassunto, citazione o riproduzione di brani di opere. Quindi il mio blog, allora, detto terra terra, se voglio fare una recensione o un commento per i miei studenti a Il nome della rosa, un romanzo che è ancora pienamente tutelato, è ovvio che non posso mettere sul mio blog 4 capitoli interi dicendo mi invoco l'articolo 70, comma 1, perché quello lì non è una citazione di sì, certo, su un libro che ha 700 pagine, ne ho citate solamente 70, va bene, però non è quello che dice la norma parla di brani di opera a scopo di citazione, commento, critica e commento. Ok, quindi deve essere qualcosa in cui vado a estrapolare dei passaggi, perché poi li commento, dico qua Umberto Eco ha parlato, ha detto così perché voleva segnalare uno stato emozionale particolare, qui stava raccontando. Allora, in questo caso c'è l'intervento del docente e soprattutto l'opera in questo caso così utilizzata non va in conflitto con lo sfruttamento dell'opera originaria. Se invece io non faccio altro che buttare lì pezzi di queste opere, ipotizziamo che io metto 4 capitoli del nome della rosa, poi l'altro docente mette altri 4 capitoli, un altro docente mette altri 4, e è chiaro che così la gente non va più a comprare il libro perché tanto sa che comunque sul web qualche martire ha pensato di mettere a disposizione. Non è quello che vuole consentire la norma, ecco, questo volevo sottolineare. Certo. No, immagino il caso uno dei più classici è quello nel quale si integrano un po' i contenuti magari che si possono prendere da libri di testo in adozione con delle altre contenuti prodotti proprio dagli stessi insegnanti, no? A volte succede, si prendono, non so, una parte di esercizi oppure una parte di testo commentato a non so cosa e si integrano delle proprie cose. Che bisogna fare? Bisogna almeno citare la fonte, bisogna Sì, non si può. attenzione, qua stiamo parlando solo dell'utilizzo in classe o anche della diffusione, perché ricordiamoci che il copyright, il diritto d'autore, scatta o quantomeno entra in gioco in modo sostanziale quando c'è attività di copia, di diffusione di copie, no? Copyright è il diritto di fare copie. Quindi se è semplicemente l'utilizzo da parte degli studenti in classe, non penso che si ponga il problema. Quelle norme entrano in gioco e sono state scritte perché se ci si è accorti che gli insegnanti non solo utilizzano degli strumenti in classe, ma poi ripubblicano a loro volta. Il caso Homolaikos non era il caso di un insegnante che semplicemente faceva vedere i quadri di Picasso e di De Chirico in classe, ma aveva fatto un sito web in cui diffondeva, quindi al di fuori anche della classe, potenzialmente a tutto il mondo, delle opere che erano ancora tutelate dal diritto d'autore. E quindi lì, ahimè, o c'è una norma che ti lascia questo margine d'azione, se no tu sei in violazione del diritto d'autore. Se fossimo Ah, stati negli ecco, Stati quindi. Uniti, ok, se fossimo stati negli Stati Uniti ci sarebbe stato il principio generale di fair use e lui forse poteva in qualche modo difendersi e invocare quello. Nel nostro caso no, nel nostro caso l'approccio è più restrittivo, si parla di eccezione al diritto d'autore, quindi se non c'è una specifica eccezione prevista da una norma di legge, tu sostanzialmente non puoi arrogarti la libertà di utilizzare quell'opera senza chiedere il permesso ai titolari di diritti. In quel caso, se voglio utilizzare Picasso, devo chiedere ai titolari di diritti. Ed è successo di recente, se cercate online,
mettete Picasso, Torino, SIAE come tre parole chiave, troverete che la SIAE è dovuta intervenire anche nei confronti di un'agenzia che organizza mostre, sostanzialmente mostre a scopo privato, a scopo commerciale, cioè dove si paga il biglietto per entrare a vedere i quadri, in cui c'erano delle opere di Picasso provenienti da collezioni private. E qual era il problema? Non era tanto la mostra in sé, era che l'agenzia aveva realizzato anche un opuscolo, classico opuscolo che si dà all'ingresso della mostra, o che addirittura si vende con una maggiorazione del biglietto a chi partecipa alla mostra, con dentro le opere che erano presenti nella mostra. Piccolo problema, anche Picasso anche lì è ancora tutelato e quindi per poter fare un'attività di copia, perché mettere un'opera su un pezzo di carta che viene poi stampato in tipografia è un'attività puramente di copia e quindi si va a toccare il copyright. In quel caso bisognava chiedere il permesso prima, non c'erano tante, tante vie di scampo, no? Quindi avrebbe dovuto l'agenzia chiedere attraverso SIAE o agli eredi di Picasso o all'agenzia che attualmente gestisce i diritti di Picasso, non so chi sia, la possibilità di farlo pagando il dovuto. Invece così non l'ha fatto, ha dovuto pagare la sanzione. Quindi, Ok, questo è. diciamo, per scoprire un po' il campo e per tranquillizzare i nostri docenti, se sulla prima piattaforma Moodle nella mia classe condivido invece delle immagini su Picasso e lo faccio a scopo didattico, insomma, non incorro in nulla di Ma pericoloso e non contravvengo alcun diritto. bisognerebbe vedere, nel senso Grazie. che è un uso molto interno, nel senso che la piattaforma non è accessibile a tutti, è solamente dietro password, immagino, solamente Sì, e a quando metto soggetti. tra immagine a pagamento. Se invece faccio il corso sulle opere di Picasso a pagamento per gli Esatto, studenti, quello magari è per gli la norma analisti, anche sì. vuole evitare esattamente quello, che qualcuno spacci, cioè nel senso se ne approfitti Esatto. del fatto che vabbè, tanto siamo sul web, no? No, anche lì sul web se un sito è accessibile, non so, realizzo una banca dati di opere, una banca dati di quadri e dietro Certo. abbonamento, accessibile dietro abbonamento. No, non funziona, non è così facile. Mentre il caso Homo Laicus era il caso di un professore che per semplice sua passione e forse per eccessivo zelo, nelle sue ore pomeridiane aveva realizzato questo mini sito in cui gli studenti potevano andare a leggere le dispense invece di doversele fotocopiare dalla Treccani o dalla biblioteca Esatto. della scuola, no? Quindi attività assolutamente meritoria da premiare, ma che purtroppo in quel caso non disponeva ancora del sufficiente campo d'azione previsto dalla legge. Adesso c'è. Dobbiamo stare attenti appunto a rientrare in quei requisiti previsti dalla norma. Senta, ha fatto un esempio che mi è capitato che mi avevano chiesto proprio in un corso di formazione, dice, ma un insegnante, forse nella primaria, dice, ma nel saggio finale poi abbiamo fatto una rappresentazione teatrale, io poi ho potuto mettere una musica sottofondo, quindi non potevo metterla quella musica sottofondo perché l'avevo presa da internet, l'avevo scaricata, avevo fatto il montaggio tutto un lavoro e poi dopo sentiva frustrata di questo fatto. In realtà, qui parliamo sempre del filmato che poi viene caricato sul web, no? Esatto, Oppure, sì. Allora, sì. perché nel caso dello spettacolo in pubblico, in realtà il problema è un altro, nel senso che si compila un bordereau e si paga la SIAE i diritti, si pagano la SIAE i diritti per quel singolo evento e sono diritti di rappresentazione in pubblico, di esecuzione in pubblico, quindi sono un'altra cosa. Se però poi di questo saggio di fine anno, di recita scolastica, viene anche realizzato ad esempio il filmato, il DVD che poi viene dato alle famiglie, quindi Sì. magari viene pure venduto anche se dietro un piccolo simbolico obolo, però comunque c'è attività di ridistribuzione, ora lì il problema cambia. Se poi questo filmato viene pure caricato su internet, su piattaforme come ad esempio YouTube, che oltre a dover rispettare il diritto d'autore applicano anche le loro norme, nel senso che quando io mi muovo all'interno di una piattaforma come YouTube o come Facebook, ho anche accettato i termini d'uso di queste piattaforme, quelli che tutti accettano senza leggere, per chiarirci, per intenderci, no? Quelli che ti fanno accettare con la spunta finale per dire ok, se ti va bene, se vuoi queste sono le regole, se no vai via, vai da un'altra parte, sostanzialmente. Quindi dobbiamo andare a vedere anche quelle di regole e sostanzialmente tra queste regole, ad esempio, YouTube non consente che vengano caricati brani musicali o comunque contenuti che abbiano all'interno tracce musicali che sono tutelate. Quindi se io voglio la recita con sotto un pezzo di Ligabue, ma facciamo l'altro esempio, quello della musica classica, perché è quello che inganna.
Cioè, se Sì. voglio, voglio un brano e dico, vabbè, però ho sotto un brano, metto sotto il coro della Aida, grazie, però se l'Aida la vado a prendere dalla registrazione che è stata fatta all'Arena di Verona l'anno scorso, è ovvio che lì c'è un produttore discografico e c'è un direttore d'orchestra e c'è un cantante protagonista che hanno dei diritti che non sono d'autore, perché i diritti d'autore sono di Giuseppe Verdi, che sono per fortuna scaduti perché è morto a più di 70 anni, ma ci sono i diritti dei discografici, ad esempio, e degli interpreti, e quelli non me ne libero così facilmente se vado a prendere la registrazione uscita in commercio l'anno scorso. E quindi in quel caso magari difficilmente mi vengono non arrivano i carabinieri a casa, questo siete tranquilli, no? Nel senso, a me che vada viene rimosso Sì, mi è cioè, capitato viene rimosso il personalmente, contenuto, hanno rimosso però un video ecco, come visto file. che spesso mi fanno la domanda, ma perché mi hanno rimosso il contenuto se era un brano di musica classica? E la risposta è questa, perché ahimè non basta che la musica sia un brano di musica classica, ma che c'è un problema anche di diritti di interpretazione. Se però, ad esempio, il brano di musica classica viene suonato da uno degli allievi della scuola, allora in quel caso i diritti, diciamo, di incisione, di discografici sono nostri. Ora in quel caso non c'è nessun problema. Benissimo. Mi sono spiegato, ok? No, 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 perfettamente, perfettamente. Senta, io lascerei tutto sommato ad un'altra, appunto, ad un altro intervento, tutta la problematica invece è relativa al discorso privacy, cioè come faccio a pubblicare le foto degli alunni, devo avere l'autorizzazione, devo fare questo, devo fare quello. Quello me lo vorrei lasciare per un altro intervento, Ah dottore, sì, intanto. quello richiede altri 20-25 minuti buoni, perché lì appunto, innanzitutto siamo su un altro campo che è quello del diritto alla privacy, del diritto della privacy che è proprio completamente Esatto, diverso dal diritto esatto. d'autore, e poi appunto lì entrano in gioco anche le regole interne delle varie piattaforme. Questo non c'è, Esatto, lì bisogna fare una ricognizione sui vari termini di d'uso e di gestione non so, Facebook, Twitter, e i vari social network di cui ormai sì, ma il siamo caso, diciamo, più completamente. classico è quello del sito della scuola nel quale vanno pubblicate le foto o appunto il saggio di fine anno, il video, eccetera, come regolarsi. La privacy, i minori, insomma, sono tematiche più complesse che lascerei ad un altro spazio, probabilmente. Invece, mi è piaciuto molto all'inizio il discorso di condividere queste riflessioni che abbiamo fatto, molto preziose, devo dire, insieme agli stessi studenti. Cioè, secondo me, se si crea una cultura più diffusa, una maggiore informazione, se anche di base, per carità, però. Insieme agli studenti, forse questo qui è un passaggio importante da fare nella scuola. Mi è piaciuto molto quel suo passaggio iniziale. Bene, mi fa piacere perché effettivamente, no, è un discorso che cioè, sembra un po' moralista, no? Passati, però è No, così, no, nel no, no, senso che però è io così. ne parlo ad un livello, se sposto un attimo il focus da quello della scuola pubblica a quello dell'università, dove io ho avuto un po' di attività, perché comunque ho fatto dottorato di ricerca e ancora adesso faccio docenze, a volte mi rattrista molto vedere che docenti, quindi universitari, gente che ha come minimo un dottorato di ricerca e un postdoc e magari anche due lauree, poi cadono in ingenuità, in banalità mostruose su appunto non so, la comprensione di una licenza Creative Commons, che vi assicuro non richiede un master in proprietà intellettuale. Perché? Perché c'è una sorta di rifiuto, no? Di poco interesse verso questo aspetto. Come dire, lo scienziato si deve occupare della scienza, non della gestione dei diritti d'autore, che è una cosa più da amministrativo. Non so se è Sì. passato il concetto, no? Quindi, e questa cosa qui, secondo me, è profondamente sbagliata ed è un peccato, perché invece io a questi miei colleghi accademici, magari anche grandi capoccioni e grandi nomi, dico: ma caspita, se dei tuoi diritti d'autore non ti interessi tu, che sei l'autore, chi è che se ne deve interessare? Perché è ovvio che se io delego questa cosa, questo aspetto a un amministrativo, a qualcun altro, a un dottorando che mi fa queste cose perché sai io non ho tempo, è ovvio che poi i risultati che ho non sono quelli che mi aspetto e non mi posso poi arrabbiare che il diritto d'autore non funziona. Caspita, basterebbe Certo. un attimo informarsi. E spostando questa cosa nell'ambito della scuola, dico spesso anche ai docenti della scuola primaria o della media, delle superiori, ecco, caspita, se voi volete trasmettere una cultura della legalità ai vostri alunni, dovete anche voi aumentare un po' il vostro livello di consapevolezza su questi temi. Certamente, ma
Sicuramente poi molti già lo fanno, però ecco, immagino anche al campo, e qui noi ci occupiamo anche di non solo di didattica, ma anche di nuove tecnologie, a quello che è legato al discorso delle licenze software, che è anche un'altra tematica enorme, però insomma va inquadrata in questo grande ambito dei diritti d'autore, tutto sommato, o mi sbaglio? Certo, infatti, Altro. perché sì, è un discorso appunto di consapevolezza siamo, e di pazienza e voglia di informarsi, nel senso che siamo bombardati da una marea di informazioni e capisco che uno dica, vabbè, tanto è inutile che mi leggo queste licenze perché tanto non cambierebbe nulla, o non è inutile che mi leggo i termini d'uso di Gmail perché tanto non cambierebbe nulla, non posso fare altro che prendere la scatola chiusa. Un po' questo è l'approccio, no? Ed è questa un po' la deriva che sta prendendo il mondo di internet. Però appunto ogni piccola goccia aumenta Ah, no, la nostra sicuramente. consapevolezza. Quindi anche questo incontro e quelli Sicuramente. che faremo più avanti aiuteranno molto. Perfetto. No, e devo dire che già questa bella lezione ci ha aiutato ed è stata più di una goccia, devo dire, perché per me personalmente, nonostante sono temi che in qualche modo negli anni ho cercato di affrontare, alcuni anche leggende metropolitane, come diceva, alla fine passano quelle. Quindi aver avuto questa possibilità di mettere dei punti fermi generali, diciamo, per quanto riguarda i concetti generali, è stata veramente molto, molto utile e prezioso. E quindi la ringrazio a nome di tutti quanti quelli che ci hanno seguito in questo incontro. Bene. Però ecco, rimaniamo che lasciamo almeno lo spazio ad uno o due, chi lo sa, argomenti da affrontare nuovamente, che sono quelli legati più alle licenze open e chissà anche alla privacy, perché ripeto, sono tematiche sicuramente da affrontare nel quadro generale delle attività che deve svolgere un animatore digitale nella scuola e in generale un insegnante. Va Perfetto. bene? Dai. Allora, grazie ancora Sono molto e contento, buon grazie a lavoro per voi tutte e ci le sue sentiamo più avanti. attività. Perfetto, A grazie a presto. tutti, arrivederci. Grazie, arrivederci.